E a questo punto rientriamo nella dimensione italiana e delle opportunità che ci sono. Prima Sandro De Poli ha indicato alcuni limiti nelle burocrazie locali e anche in un sistema giudiziario che talvolta rispetto alle attività economiche si pone non come incentivo, fosse altro per l'anche instabilità che a volte c'è nelle norme che ne regolano le attività. E a questo credo si possa anche aggiungere un elemento di competizione tutta interna all'Europa rispetto per esempio ai regimi fiscali. E nonostante questo però abbiamo visto il caso di IGI, ma tanti casi di aziende, soprattutto americane, che scelgono il nostro paese come hub per i loro investimenti, e anche un impegno del governo a cercare di trarre tutte le opportunità che possono derivare da Brexit e quindi dalla possibilità di ricollocare da noi imprese straniere che necessitano del passaporto europeo. Ecco, credo che su tutto questo possa fornirci una analisi lucida e competente Stefano Scallera, l'ho annunciato prima, il consigliere del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha, devo dire, in questi anni svolto incarichi al Ministero tali da rappresentare davvero un punto di riferimento significativo per il sistema industriale italiano e internazionale, quindi lo ringrazio moltissimo per aver accolto il nostro invito. Grazie Stefano. Grazie a te Paolo, grazie a Valerio per questo invito. Certo, pensare che adesso io vi intrattenga allo stesso modo del professor Salvatore non è, diciamo, sinceramente possibile. Io rimango sempre estremamente colpito dalla capacità con cui Dominic Salvatore spiega dei concetti molto difficili con, diciamo, degli esempi molto, molto comprensibili. Il tema che mi offri è un tema interessante, perché parto da una prima considerazione: il nostro è un sistema ancora estremamente molto valido, molto forte, ma che ha una capacità, una paura al cambiamento estremamente limitante, limitativa di quelle che sono le potenzialità del Paese. E faccio, diciamo, spiego questa mia idea dicendo che in un mondo globale avere un sistema produttivo basato prevalentemente e fortemente sulle piccole e medie imprese è molto meno importante in termini relativi. Noi siamo molto fieri, io continuo a essere fiero del nostro sistema delle piccole e medie imprese, mi rendo conto però che nel mondo di oggi questo è relativamente meno importante. Però quando poi dopo andiamo a fare le politiche economiche, la paura del cambiamento, l'esistenza del cambiamento ci porta ad una difesa estrenua del mondo delle PMI, e non riusciamo a capire che mentre noi corriamo, e corriamo con dei fardelli di cui adesso parleremo, molto importanti come Sistema Italia, in realtà ci sono altri attori che corrono in maniera più veloce, qualcuno, come ci ha detto il professor Salvatore, anche con il doping, perché, diciamo chiaramente, scorrettamente, senza aver timore delle regole, ci sono dei paesi che ci sovravanzano. L'Italia ha chiaramente due grossi problemi. Il principale è dovuto allo zainetto che abbiamo ereditato, al grosso debito pubblico, che poi di per sé porta un grosso peso fiscale, una grande, diciamo, incapacità delle imprese di poter competere. È chiaro che le riforme che sono state fatte sono delle riforme, se volete, da un punto di vista di strada, di indirizzo, sono quelle giuste, ma con il peso troppo limitato. Cioè la tassazione, il cuneo fiscale resta ancora molto forte, la tassazione sull'individuo resta ancora molto forte, e qui, diciamo, è chiaro che non avere un pieno controllo della politica fiscale, nel fiscal policy, detta, diciamo, all'inglese, è una grossa limitazione, perché le riforme costano politicamente, ma costano anche, diciamo, socialmente. Non avere nella possibilità di utilizzare la politica fiscale è una grossa limitazione a fare le riforme che, diciamo, questo Paese ha bisogno. E se volete, dai dati che ci ha ricordato poco fa il professor Dominic Salvatore, è lo stesso problema che ha tutta l'Europa, non è solo un problema italiano. Anche questa è una cosa di cui forse dobbiamo cominciare a pensare, è un problema di bassa crescita di tutta l'Europa, legata in tutta l'Europa
ad un'eccessiva regolamentazione, ad una eccessiva paura del cambiamento. E diciamo, così come l'abbiamo vissuto noi, lo stanno vivendo anche gli altri paesi, questa perdita di competitività. E questo io diciamo, lo attribuisco, l'ho già detto, mi ripeto, ma per me è importante, a un sistema di regole estremamente cavilloso che, come dire, in parte dipende dalla burocrazia borbonica italiana, ma in parte dipende da una regolazione pesantissima imposta a livello europeo e che noi, e qui vado a un punto che hai sollevato tu, caro Paolo, spesso prendiamo in modo pedissequo. Cioè la stessa direttiva, ad esempio parlo della tassazione sulle holding, è presa dall'Italia in modo pedisseguo, lettera, anzi se si può sono ancora più rigido, mentre in altri paesi, cito l'Olanda, ma diciamo resto, lo prende in maniera più smart, dice qui c'è un'opportunità di prendere il minimo e c'è un'opportunità di fare poche regole che poi fa sì che alcune grandi imprese, anche quelle italiane, spostino la loro holding in Olanda. Cosa vuol dire spostare la holding in Olanda? Vuol dire che il cervello di un'impresa si sposta in Olanda, tutti i servizi ad alto valore aggiunto si spostano in Olanda e questo vuol dire impoverire il paese, non perché quell'azienda non paga più tasse qui, perché tanto già le pagava pochissimo, ma perché tutto ciò che gira intorno a quell'impresa si sposta e questo vuol dire che ci sono meno opportunità per quelle che rimangono. Come ha detto Sandro De Poli prima, imprese come GE, imprese come io facevo riferimento ovviamente a Fiat Chrysler prima nel mio esempio, possono andare dove si vuole, dove vogliono. E quindi è un dovere e compito del governo cercare invece di mantenerle, innanzitutto applicando le regole in modo smart, non avendo paura del cambiamento, perché il cambiamento ti dà un'opportunità, ma sapendo che il cambiamento ti dà ha molti rischi. Il primo rischio dell'investimento straniero è che diciamo, l'investimento straniero sia un corsaro, cioè entri e ti espropri delle competenze, del valore aggiunto. Quindi un primo problema, ve l'ho detto, un problema che non applicando le regole in modo smart ci sia una fuoriuscita di competenze che si porta fuori una parte alta della catena del valore. L'altro è che aprendo in maniera diciamo disorganica il sistema di investimenti esteri, entrino degli investitori che l'unico obiettivo che hanno è quello di prendere tecnologia, prendere know-how e portarlo diciamo a casa propria. E questo vuol dire un secondo impoverimento del paese, che nel momento in cui si diciamo, fa una politica di attrazione degli investimenti bisogna tenere presente. Allora, il problema della competizione in Europa è un problema di una competizione di paesi che non hanno capito che presi singolarmente sono troppo piccoli e insignificanti rispetto a ciò che accade nel resto del mondo. L'idea del mercato comune era di creare quella massa diciamo, di cittadini, quella massa di consumatori simile almeno numericamente, non certo di testa, numericamente a quella che sono i grandi paesi come gli Stati Uniti e comunque sia rimarrebbe molto piccola rispetto a giganti come Cina, India o Unione Sovietica e gli Stati Uniti stessi. L'andare a fare competizione fiscale e competizione regolatoria tra i paesi che fanno parte della stessa area è un problema serio, perché è un problema che non consente a questo paese, a questo sistema europeo, di competere contro gli altri. E allora se pensiamo di andare avanti senza aver innovato questo sistema e quindi dicendo ma il problema che ho io di bassa crescita è un problema che ha tutta l'Europa. Il problema che ho io diciamo, di politica sociale è un problema che ha tutta l'Europa, il problema diciamo, del debito alto ce lo sta avendo tutta l'Europa, beh togliamo la Germania, ma Francia, Spagna stanno esattamente posizionandosi nello stesso identico problema di dover poi scendere con il debito. E la perdita di competitività è un problema continentale, come dire, esacerbato in Italia da una serie di problemi, ma esistenti in tutta Europa. Allora o siamo in grado di capire questo e di muoverci come Italia in questo contesto, altrimenti stiamo facendo delle lotte, diciamo così, che ci porteranno a essere non più seduti al tavolo del G7, ma a essere sul menù degli altri sette grandi che verranno a fare shopping in Italia come in Europa, prendendosi, diciamo, il meglio. Qual è però, secondo me, la speranza, e che io continuo a credere e sono convinto di questo, che l'Italia, così come l'Europa, è diciamo, un grosso paese, nel senso l'Europa è un grosso continente, ha delle risorse estremamente interessanti,
e se riesce a trasformare la paura al cambiamento in capacità di sfruttare il cambiamento e quindi di cogliere le opportunità anziché subirle, probabilmente da questo cambiamento che c'è stato negli Stati Uniti può, diciamo, ritornare ad essere un attore, un player importante che diciamo, si muove all'interno del sistema. Il primo perché strategicamente si trova in una posizione, in particolare l'Italia, estremamente importante per ciò che sta accadendo in Africa, per ciò che sta accadendo nel Medio Oriente. Il secondo perché comunque continua ad avere delle imprese di alto livello e un mercato estremamente interessante, e questo lo dimostra imprese, non solo c'è GE, ma diciamo, visto che abbiamo qui Sandro, cito solo loro, che continuano ad investire in Italia perché si rendono conto delle potenzialità del mercato unico europeo e che, diciamo, vedono in Italia un hub importante. Se però non facciamo questo salto culturale europeo, gli italiani prima di tutto, di pensare che il nostro è un sistema unito e che soltanto, diciamo, andando avanti in modo unito si può rimanere non a galla ma si può, diciamo, stare sulla barca, ecco, credo che lì avremo dei grossi problemi. Grazie. Grazie Stefano, peraltro davvero due dettagli. Il primo credo che vada sottolineato il fatto che, per esempio, a differenza di investitori di altri paesi, gli investitori americani tendono a proprio investire nel nostro paese aprendo anche unità produttive, dando lavoro e come dire, magari acquisendo, come nel caso di Magneti Marelli, un know-how straordinario, ma tenendolo e valorizzandolo. Altri sono invece casi europei e non, invece di acquisizione e di quindi un po' estrazione del valore. Credo che questa differenza sia utile sottolinearla anche in contesti come questo. Poi una battuta, perché mi viene bene per introdurre le conclusioni, è che prima, citando i vari paesi, hai commesso un lapsus freudiano, perché, che io ho apprezzato, perché hai parlato di Unione Sovietica e non di Russia. Questo lapsus mi è utile, ne approfitto perché diciamo così, cercherei di concludere dove siamo partiti con le parole dell'avvocato Benedetto, che ci richiamava ad una visione atlantica. Lui stesso ha detto, non so se ancora abbia senso o meno, a me tocca di fare il direttore del Centro Studi Americani, ma non per dovere di casacca, credo che invece sia un valore molto forte, e davvero sono lieto che le conclusioni di questa conversazione molto ricca e articolata possa venire dall'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, che ha avuto una esperienza grandemente importante alla Farnesina e oltre ad essere stato ministro degli affari esteri è stato anche ambasciatore del nostro paese a Washington, e un'esperienza credo invidiabile anche per chi non fa carriera diplomatica, e credo che appunto possa anche nella sua veste di presidente del Dipartimento delle Relazioni Internazionali della Fondazione Luigi Einaudi davvero mettere una ciliegina a questa torta che è stata realizzata dai nostri panelist, che ancora saluto e ringrazio.